Buongiorno. Parliamo in questa occasione del regime delle spese condominiali a seguito di separazione fra i coniugi. È, come noto, un problema di frequentissima presentazione e sono davvero moltissime le persone che si trovano a doversi confrontare con questa nuova situazione, questo nuovo regime di costi. Anche in questo caso la disciplina è abbastanza chiara, ma non sempre dettagliatamente conosciuta ed è importante conoscere alcune nozioni fondamentali. Quando ci si imbatte purtroppo in un procedimento di separazione personale fra coniugi, bisogna tenere presente che tutto il regime economico della famiglia andrà rivisto e dettagliato e normato nell'ambito delle condizioni di separazione. Non fanno eccezione le spese che riguardano l'immobile cosiddetto casa coniugale, anzi sono una delle voci più importanti. È altrettanto risaputo che quando avviene una separazione fra coniugi, la casa coniugale venga affidata nella stragrande maggioranza dei casi al coniuge che convive con l'eventuale prole. Molto spesso si tratta della madre dei minori, e questo comporta che, ancorché l'immobile sia intestato totalmente al coniuge, al marito, egli la debba abbandonare l'immobile medesimo, dovendo però sopportare una parte dei costi condominiali, nello specifico tutte le spese straordinarie. Perché appunto il regime che si viene a verificare è proprio questo, cioè l'addossabilità a chi gode di un diritto reale di abitazione sull'immobile, pur non essendone l'effettivo proprietario, ossia il coniuge convivente con la prole, di tutte le spese di carattere ordinario, mentre le spese di carattere straordinario rimarranno a carico dell'effettivo proprietario. Questa è una ripartizione molto importante che deve essere necessariamente richiamata nelle condizioni di separazione, perché occorre ricordare, ed è fondamentale, che in ogni caso si tratta di una normazione, di una disciplina delle spese che ha rilevanza interna fra i coniugi, non ha rilevanza nei rapporti esterni, nei confronti del condominio. Questo cosa vuol dire? Che se nelle condizioni di separazione non viene riportato questo accordo e non ne viene fatto partecipe l'amministratore, tutte le spese continueranno ad essere addossate all'effettivo proprietario, che invece dovrebbe pagare soltanto le spese straordinarie. Questo comporta anche un regime di solidarietà fra i coniugi, quindi se uno dei due non dovesse pagare le spese ordinarie o le spese straordinarie, comunque il condominio agirebbe nei confronti del proprietario dell'immobile, che potrebbe soltanto, se lo ha opportunamente fatto prevedere nelle condizioni di separazione, eccepire appunto gli accordi con il coniuge. In chiusura, ricordo che questa disciplina richiama in tutto e per tutto quella fra nudo proprietario ed usufruttuario. Infatti sottolineiamo che il nudo proprietario, ossia colui che mantiene la semplice intestazione dell'immobile, sarà tenuto a pagare le spese straordinarie relative all'immobile stesso, mentre l'usufruttuario, che gode appunto di un diritto reale che gli fa utilizzare per i propri fini e le proprie necessità l'immobile, pagherà tutte le spese ordinarie. Anche in questo caso, però, come giusto, il regime ha valenza soltanto nei rapporti interni fra nudo proprietario e usufruttuario, mentre l'amministratore è tenuto soltanto a chiedere conto delle spese all'effettivo proprietario dell'immobile, nudo proprietario, oppure all'usufruttuario, indifferentemente. È appena entrato in vigore, cioè in applicazione, perché la legge era già della fine del 2016, ma è entrato in vigore un istituto particolare di cui se ne è sentito parlare nel corso di questi mesi, ma di cui probabilmente si è creato, non
non si sa bene molto bene cosa sia, quello che è stato chiamato il bonus asilo nido. Un contributo che viene erogato dallo Stato, quindi tramite l'INPS, di 1.000 euro su base annua, circa 91 euro al mese, perché è diviso in 11 mensilità, e che serve per poter pagare le rette degli asili nido. Allora, innanzitutto, vediamo di capirci. Primo, stiamo parlando di pagamento di rette di asili nido, e quando parliamo di asili nido possono essere asili nido pubblici o privati, o asili nido anche aziendali. Si deve parlare di bimbi nati a partire dal gennaio 2016, dal 1 gennaio 2016, quindi bimbi che non hanno più di un anno e mezzo, oppure che dal 1 gennaio 2016 c'è stato adozione, e si aggiunge non solo l'adozione ma anche l'affidamento preadottivo. Il bonus, però, può essere anche richiesto a vantaggio della famiglia, della mamma, nell'ipotesi in cui, sulla base di certificato medico, riconosca che il bambino è affetto da malattia cronica che ne impedisce la partecipazione, la frequenza di un asilo nido. Allora, in questo caso, il bambino può avere fino a 3 anni. Allora, vediamo di capirci. Stiamo parlando di un contributo che viene dato per il pagamento della retta di un asilo nido, e a fianco di questo c'è la possibilità di un contributo per assistenza domiciliare al figlio, laddove il figlio abbia una malattia cronica certificata dal medico che ne impedisca la frequenza di un asilo nido. Nel primo caso il bimbo deve essere nato a partire dal gennaio del 2016, nel caso di assistenza domiciliare fino ai 3 anni. Attenzione, attenzione, il bonus è dato per ciascun figlio, perché ciascun figlio paga una retta, perché lui, se non ha due gemelli, avrà due contributi, ma deve fare due domande, cioè una domanda per ciascun figlio. L'INPS su questo è stato chiarissimo, cioè uno non può fare una domanda per tutti i figli. E c'è un'altra cosa folle, tipicamente italiana, da ricordare. L'INPS ha chiarito che le domande sono, come dire, viene erogato questo contributo a fronte di un portafoglio che viene dato a disposizione dell'INPS da parte dello Stato. Non ricordo quanto sono la somma di questo capitolo di bilancio. Se il capitolo di bilancio si esaurisce, non pagano più, il che vuol dire che verrà pagato il contributo in funzione dell'ordine di presentazione della domanda. È vero che, come a volte capita anche sulle disoccupazioni, a fine anno poi la finanziaria aggiusta le cose perché sono rimasti fuori X migliaia di domande e cose del genere, ma lo stato attuale è sapere che c'è un capitolo di bilancio abbastanza contenuto e che quindi, se le domande saranno troppe, verranno pagate le prime domande fino a che soldi ci sono nella pentola. Quando la pentola è chiusa, si chiude la bottega. Questo bisogna saperlo. L'altra domanda, com'è il meccanismo? Il meccanismo è che viene fatta la domanda, una domanda che può essere fatta online, può essere fatta anche con il telefono, collegandosi al call center o tramite i patronati. Una volta che uno ha fatto la domanda, una domanda per ciascun figlio,
poi il genitore deve portare all'INPS o far avere all'INPS una volta al mese, ogni mese, deve portare la ricevuta da avere pagato la retta, perché non è che viene dato un contributo alla famiglia, punto, e poi pagherà quello che vuole. Viene pagato questo contributo a fronte della ricevuta, dell'avvenuta ricevuta della retta. E qui si pone un altro problema: ci sono alcuni asili nido, molti asili nido, soprattutto quelli pubblici, che danno le ricevute successivamente. Allora, in questo caso, il pagamento verrà fatto, viene richiesta dall'INPS una autocertificazione con l'impegno da parte della famiglia di consegnare le ricevute entro quantomeno l'aprile dell'anno successivo. L'altro problema che si pone, le altre due cose che voglio segnalare: quando invece ci troviamo di fronte all'assistenza domiciliare per il bambino che può andare all'asilo, in questo caso invece viene erogato non a livello mensile il bonus ogni mese, ma viene erogato in un'unica soluzione alla famiglia. L'altro problema importante da ricordare è che siamo nell'estate del 2017 e il bonus partiva da gennaio del 2017. Allora, per ottenere le rate da gennaio alla fine della scuola, anno scolastico appena concluso, allora in questo caso bisogna fare la domanda, bisogna dichiarare o dimostrare che il bambino è già iscritto alla scuola per l'anno prossimo, all'asilo nido per l'anno prossimo, è in graduatoria per l'anno prossimo, produrre la certificazione delle rette pagate fino alla fine del corrente anno dell'anno scolastico appena concluso, e a questo punto l'INPS, in questa fase transitoria, pagherà anche i mesi delle rette passate. Allora, il problema è che uno fa la domanda, si iscrive e deve poi presentare mensilmente la retta pagata, la ricevuta della retta pagata. Per i mesi trascorsi devono essere prodotte le rette pagate nel corso dei primi mesi dell'anno, del 2017, e a questo punto l'INPS pagherà anche gli arretrati a partire da gennaio. Situazione, come dire, detta così, può essere un pochettino complicata, ma è un elemento sul quale poi in effetti il meccanismo dell'INPS dà la sensazione su questo punto di essere stato abbastanza chiaro. L'unico problema è proprio questo, che non è che uno fa una domanda e poi gli arrivano i soldi. Ogni mese uno deve ricordarsi di produrre la certificazione, la ricevuta della retta, e a fronte della ricevuta della retta gli viene poi erogato i 91 euro di questo contributo. Grazie.